La seduta del 17 settembre. Condanna delle violenze in Valsusa. Dibattito sul calendario venatorio. Termovalorizzatore Gervido. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del mattino del 17 settembre il Consiglio regionale ha svolto, dopo le comunicazioni dell'assessore alla caccia, un ampio dibattito sul calendario venatorio. Nel pomeriggio l'Assemblea ha esaminato, discusso e votato 11 ordini del giorno in merito al cantiere della TAV in Valle di Susa. A fine seduta ha approvato all'unanimità un documento sulla cessazione della produzione alle acciaierie Riva di Lesegno, in provincia di Cuneo. In primo piano. Nella seduta del 17 settembre il Consiglio regionale ha ampiamente dibattuto sul cantiere della TAV in Val di Susa, votando poi 11 ordini del giorno presentati in materia. Approvato a larga maggioranza il documento di condanna degli episodi di violenza contro il cantiere presentato dall'Ufficio di Presidenza. Approvati anche l'ordine del giorno della Lega Nord sulla linea Genova-Rotterdam e quello di Fratelli d'Italia di censura delle affermazioni del consigliere del Movimento 5 Stelle. Respinti tutti gli altri. Un ordine del giorno che vuole significare un apprezzamento per il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, una solidarietà nei confronti dei cittadini della Valle di Susa, ma anche la consapevolezza che coloro che hanno compiuto questi atti, questi estremisti, non sono i valsusini, ma è necessario che si riapra un confronto serio e soprattutto che si isolino da tutte le parti i violenti. Oggi il Consiglio regionale ha perso un'occasione. È giusto sicuramente condannare tutti gli episodi di violenza in Valsusa, ma sarebbe giusto anche provare a dare legittimità a quelle che sono le ragioni del no. Non abbiamo da una parte i violenti e dall'altra i non violenti, ma abbiamo sicuramente chi si oppone all'opera in modo assolutamente censurabile e invece chi si oppone e cercherebbe di opporsi in modo democratico. A seguito dell'ordinanza del TAR che ha sospeso il calendario venatorio in Piemonte, le opposizioni hanno richiesto una comunicazione in aula dell'assessore alla caccia Claudio Sacchetto. Alla comunicazione è seguito il dibattito nel quale le opposizioni hanno messo in luce le criticità nella gestione del tema del calendario venatorio, rispetto al quale si rischia ogni anno di scontentare tutte le parti. I cacciatori non sanno ancora se potranno andare a caccia. 3 mesi fa avevamo avvertito l'assessore che bisognava predisporre il piano regionale faunistico venatorio, le valutazioni di incidenza ambientale. Parte di questo lavoro è stato fatto, ma non completamente. Siamo di nuovo di fronte a una decisione del TAR che ha deciso di penalizzare un'attività confusa della Regione Piemonte, dell'assessorato, e io credo che siamo di nuovo diventati lo zimbello a livello nazionale. Nonostante anche quest'anno chi è contro l'attività venatoria ha cercato e ha fatto di tutto per impedirci di andare a caccia, posso garantire che l'assessorato sta lavorando, l'assessore Sacchetto con tutti gli uffici, il 29 vedrete che tutti i cacciatori andranno a caccia e potranno così esercitare la propria attività. Anche quest'anno si sono messi contro, anche quest'anno lavoreremo per risolvere il problema. Il termovalorizzatore del Gerbido a Torino e in particolare alcuni episodi di malfunzionamento nella fase di avvio sono stati oggetto dell'audizione in Commissione Ambiente di TRM, Società di Gestione dell'Impianto, ARPA Piemonte e ATO Rifiuti Torino. Le richieste di approfondimento si sono concentrate sul blackout del 2 maggio e sullo sforamento del livello di polveri sottili nel camino, il 10 e l'11 luglio, a causa del malfunzionamento della valvola di bypass del filtro a maniche. Credo che sia stato utile per tutti i commissari affrontare il discorso, abbiamo affrontato tutta la filiera, quindi anche con coloro che gestiscono il termovalorizzatore. Sono state puntualizzate delle inadempienze da parte di TRM che prossimamente noi e puntualmente andremo a verificare per quanto riguarda le interruzioni delle linee, la linea 1 che è quella che praticamente ha avuto i più grossi problemi per l'ambito dell'avvio.
Diversi sono stati già i guasti, i malfunzionamenti, i blocchi al nuovo inceneritore di Torino, che è stato appunto aperto ad aprile del 2013, con emissioni fuori norma come certificate dall'ARPA e anche alcune inottemperanze rispetto a quelle che erano le prescrizioni dell'AIA. Noi riteniamo che al di là di quelli che sono i dati emissivi, mancano quelli riguardanti le diossine, che sono le sostanze più pericolose, ricordiamo, per la salute umana, quindi continueremo a manifestare attenzione e controllo, che siamo contrari comunque a un ulteriore impianto inquinante in una città fortemente inquinata come Torino.